Un saluto a tutti da Snowkills e ben ritrovati in un nuovo video su Castle Clash. Oggi siamo qui sul mio account, ragazzi, perché dopo l'aggiornamento di ieri volevo andare a completare un po', a sperare almeno di trovare un altro equipaggiamento su Minotauro. E quindi, siccome sono proprio i primissimi rolling di questi nuovi equipaggiamenti, di queste caratteristiche, diciamo, più che equipaggiamenti, volevo appunto portarle in un video. Allora, ieri ho trovato un critico 5 che è perfetto, perché tendenzialmente vorrei farlo. Dipende un po' ovviamente anche da quello che esce, però il critico, danno critico oppure anche schiva alti non mi dispiacerebbero. In ogni caso, possiamo andarci a rollare quindi questi quattro, dato che il quinto già ho trovato questo sesto parametro di livello 5. Possiamo andarci a vedere un po' che cosa altro ci offre. Infatti ieri mi sono fermato qui, in quanto sono usciti un bel po' di due, ho detto vabbè, aspettiamo. Comunque blocchiamo soltanto questo e continuiamo. Qui infatti, ragazzi, converrebbe sculare di brutto con i roll che costano poche gemme. In questo caso però sono usciti un sacco di critici, ma davvero un sacco, una marea di critici. Abbiamo 243 di critico, 243 che non saprei. Proviamo a farne uno invece così, dai, teniamoci il critico 4 e facciamone uno da 15, niente da fare. Tantissimo, tantissimo critico praticamente avremo adesso, però no, cambiamo. Non mi piace neanche questo. Oddio, danno, danno, vabbè, ma niente, niente di che. Non so se togliere anche questo critico 4 e sperare in altri 5, in qualcosa di 5 spendendo poco e non bloccare un 4. Anche se critico 4 non è male. Però dai, lo tolgo perché almeno dai primi devono essere 5. Li devo droppare 5 per forza. Quindi devono uscire fuori i 5. Vediamo, vediamo, niente da fare. Dai. Niente, niente, ne è uscito solo uno. Anche tanto danno, non mi dispiacerebbe. Danno critico, niente. Però a botte di 5 gemme, dai, si può fare perché ho fatto 5 missioni per riaccumulare un po' di gemme oggi. Un 4 punti ferita, lo passiamo. Niente da fare. Dai, un bel 5, un 4 schiva. 4 schiva più 500, non mi dispiace. Non mi dispiace. 3 danno critico. Proviamo a tenerlo, vediamo se facendo così becchiamo un precisione, non ci facciamo niente. Dai, ti prego, dai, dai, dai. Esci fuori qualcosa di potente, dai, un 4, un 5. Che palle sta precisione che non serve a niente. Dai, invece no, un altro critico, dai, un critichino, un critichino, non mi far sprecare tutte le gemme, che cazzo, niente, dai, è Minotauro, Minotauro, attenzione, un critico 4, un critico 4, danno critico, resistenza al critico, se blocco anche questo diventano 50. Ragazzi, con una sculata cosmica faccio un roll. Dai, mi tengo questo. Me lo tengo così. C'ha un po' di critico, abbastanza schiva e dei punti ferita. E penso sia ben equilibrato per il momento. Poi si vedrà, diciamo. Andiamo un attimo a vedere i suoi parametri. Ah, 740 di schiva. 740 di schiva, che per capire quant'è dovremmo andare a prendere, per esempio, uno che già ce l'ha alto. Lui ha 2005 e lo missano parecchio, Re Fantasma. Quindi 2005 è un parametro, diciamo, elevato. Quindi un parametro elevato è 2005, il nostro Mino a 740, 714, 21. Comunque, per essere un eroe normale, ha guadagnato un parametro di schiva che potrebbe, diciamo, regalargli quella skillatina in più in determinate situazioni, che potrebbe essere buona. Ora volevo passare a Golem. Mancano 731 gemme.
perché Golem è importante, lo uso molto e quindi sarebbe da aggiustare. Devo dire, tutto questo danno critico non lo necessita, farei più un resistenza al critico, un punti ferita. In ogni caso, non so se tenermi il PF4 oppure provare direttamente un drop di qualcosa soltanto con i meriti. Dai, facciamo così. Aspettiamo almeno un drop a 5 usando soltanto meriti, sperando di non finirli perché non so quanti me ne sono rimasti. Dai, vediamo un po', vorrei dare una aggiustatina anche a questo eroe. Niente da fare, nessun 5 o 4, un 4 di precisione non mi serve proprio a niente. Niente da fare. Dai, 5, niente, tutti uno, che schifo, un grande classico. Dai, che roba, quanti schiva, critico, danno. Niente, poi manco... Vai, meriti, ragazzi, come se non ci fosse un domani, Se ne stanno... Neanche un 4, cioè, ma che sfiga schifosa è? Eccolo, un 4, PF, lo avevamo anche all'inizio. Che cosa abbiamo qui? Dei PF, ma... guardate, pure che me lo voglio tenere, ma... Non so, sinceramente. Proviamo a tenerlo, che con la sfiga che butta, vediamo un po' se riusciamo. Un 5, precisione, però, cioè, cosa me ne faccio? Posso bloccare uno slot per la precisione? Niente, ragazzi, precisione proprio non mi dice niente, quindi lo passo. Dai, ogni volta devo cliccare 5, niente. Tutti uno questi, proprio non ci sta. E sono finiti i meriti, con un botto di precisione. Sono andati una coffa di meriti e per lo più non abbiamo risolto granché. Danno critico, tanta precisione. Mi è piaciuto molto più Mino, mentre con Golem siamo ancora in alto mare, e pensare soltanto di dover fare questa manfrina, ragazzi, che siamo solo agli inizi, su tutti quanti questi eroi raccapricciante, cioè ci vorranno decenni, devono secondo me trovare un modo di fare questa cosa un pochettino più veloce, perché cioè non so quanto ci metterò a fare questa cosa. Comunque, per questo video è tutto, lasciate un bel like, un commento, passate a visitare anche il canale secondario perché ho in mente di riattivarlo. Io vi saluto e ci vediamo come sempre nel prossimo video.